Ciatte d'oro e delfino d'oro sono state consegnate le onorificenze civiche nel giorno del Santo Patrono nella sala consiliare del Comune di Pescara alle personalità individuate dal Comitato dei Saggi che si sono distinte per l'impegno nella cultura, nel sociale, nell'economia e nello sport. Il Consiglio Comunale, riunito in seduta solenne, ha aperto la giornata con il discorso del Sindaco Carlo Masci e del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli. Sono state consegnate le pergamene a 5 ragazze e a un'infermiera che hanno acquisito la cittadinanza italiana. Gli intermezzi musicali sono stati curati dal tenore Tommaso Mangifesta, accompagnato dal maestro Chiara Antico, la viola, e da Giacomo Di Rosario al pianoforte. La cerimonia di premiazione è stata condotta dalla giornalista Mila Cantagallo. Ciatte d'oro per Mimmo Sarchiapone, Daniele Ortolano, Francesco Di Fulvio, Giuseppe Fioritoni, Gian Domenico Palca, Fernando Bellafante, Renato Paesano, Maria Pia Di Sabatino e Delio Napoleone. Il ciatte d'oro alla memoria è andato a Carlo Lizza, Mario Bernardi, Tommaso Cascella, Gianfranco Dascagno, Roberto Falone e Giuseppina Scogna. Il Delfino d'Oro ha premiato la giornalista parlamentare Leana Sciarra. Qui io ho studiato, ho vissuto i primi 18 anni della mia vita, sono stati anni intensi, anni che porto nel cuore e soprattutto comunque non ho mai perso il legame con la mia città. E quindi questo premio è un riconoscimento davvero a cui tengo tantissimo. L'anno scorso ho vinto il premio Biagio Agnes come miglior cronista italiana, però questo premio, non è che voglio metterlo a confronto, però questo premio mi emoziona ancora di più perché è appunto il premio della mia città a cui sono infinitamente grata. Ma Sancetteo, come si dice in pescarese? Sancette, cette. Ecco, io l'accento pescarese non l'ho perso mai, lo maschero perché faccio la giornalista parlamentare, quindi cerco. Però quando sto con i miei amici parlo sempre pescarese. Le menzioni del premio Ciatte d'Oro edizione 2023 sono andate a Mauro Giansante, Gianni Papponetti, Gianni Vecchiati e Luca Sancilio. È un riconoscimento che è giusto dare per creare quella forza di un territorio e di una comunità, e quindi è una cerimonia laica che certamente inorgoglisce tutti quanti noi e dà il senso di una città che vuole guardare sempre avanti ma con i piedi ben piantati a terra.